Buongiorno cuccioline e cucciolini, come state? Qui fa un caldo bestiale, siamo in Sardegna, ma voi lo sapete, e oggi è una giornata stupenda, nonostante il caldo torrido. E sapete perché? Vediamo un po' se lo sapete, scrivetemi nei commenti che giorno è oggi, ma sicuramente appena Vanessa e Anastasia si sveglieranno, ve lo sveleranno e quindi aspettiamo il loro risveglio. Intanto ve le faccio vedere che dormono come due ghiri. In questa stanza c'è Anastasia. Che dorme, che lei dorme con me, e in questa stanza c'è Vanessa che dorme col papà perché guardano i film fino a tarda sera. Eccola qui la mia bambina, eccola qua che dorme. Quindi ragazzi, aspettiamo che si svegliano Vanessa e Anastasia e scopriamo insieme che giorno è oggi. Ecco che si è svegliata Vanessina. Cos'è che vuoi, amore? Vuoi la crepe con la Nutella? Buongiorno, hai tanta fame? Ti faccio la crepe? Va bene. Buongiorno anche a te, amore. Ciao, amore, hai dormito tanto? Eh? Hai fame? Vuoi la crepe? Come questo mostriciattolo? Eh? E come stai? E non mi devi dire niente? Ma no, ma c'hai le occhiaie, Anastasia, guardami un attimo. Madonna, ma che occhiaie hai? Oddio. Tutto bene? Ti senti bene? Ho solo dormito tanto. Oh, ok. Allora ti preparo subito la crepe, così magari con un po' di Nutella torna l'energia e la memoria. Va bene? Ora, amore, andiamo a fare i compiti? Sì, tra un attimo. Dai, insomma, dobbiamo fare i compiti. E soprattutto, ma oggi, Anastasia, che giorno Mercoledì. è? È vero, amore, oggi è mercoledì ed è mercoledì 12 luglio. Scrivere sul quaderno. Ma non ti viene in mente proprio 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 nient'altro? Come a Cagliari, amore? Sì, è vero, andiamo a Cagliari fra pochi giorni, fra 10 giorni. Quindi non ti viene proprio in mente nient'altro, vero? Ok, perfetto, amore mio. Allora, niente, andiamo a fare i compiti, che poi magari usciamo stasera, festeggiamo questa sera. No, niente, che andiamo a Cagliari fra 10 giorni. Ma prego, amore, figurati. Ragazze, noi sappiamo che oggi è il compleanno della mamma, Sì, però vogliamo lo farli? so, uno scherzo. Shh, magari adesso arriva. Comunque, ragazzi, se voi pensavate che veramente noi non sapevamo che era il compleanno di nostra mamma, non è vero perché noi lo sappiamo, però vogliamo fargli uno scherzo, quindi ragazzi, shh, a dopo. Ok, cuccioline e cucciolini, sembra davvero che nessuno si stia ricordando che oggi è il mio compleanno e entro stasera, se nessuno di loro mi farà gli auguri, io vi garantisco che vengo in camera, preparo la valigia e me ne torno a casa a Novara. Quindi, vediamo un po' cosa succede. Anastasia che sei qua fuori. Un disegno. Ani? Ciao amore, cosa stai facendo? Un bel disegno. Per chi, amore? No? Per l'unicorno? Non sei brava, amore. Vuoi che ti vengo a dare una mano? No? Sei sicura? Ok. Ah, ok, amore mio. Buon disegno. Poi me lo fai vedere? No, no. Sì, no, no. Ma vabbè. Ciao, amore. Hai volato il foglio, amore? Cosa vedo? Cosa vedo? Ragazzi, ma voi avete sentito quello che ho sentito io? Mi era parso di sentire che stava facendo un disegno per la mamma, ma poi in realtà me lo ha negato. Mi ha detto che sta facendo un disegno per un unicorno. E quindi. Sì? Dimmi, Ani. Niente, amore, stavo guardandomi allo specchio perché oggi sono tutta spettinata e tu cosa fai? Niente? Un unicorno. Ma vola? No, perché se vola io prendo il volo insieme all'unicorno e torno a casa mia. Così oggi mi gira di tornare a casa. Perché oggi è il 12 luglio e fra 10 giorni torniamo a Cagliari. L'unica cosa che ti viene in mente. Ragazzi, fa talmente caldo che arriva quest'aria calda che mi sembra quasi che ci siano i termosifoni accesi. Tu come stai là fuori, amore? Vuoi che vengo con te? Sicura? Va bene. Allora finisco di lavorare, va.
Allora ragazzi, mi è venuta un'idea, quasi quasi sbircio il disegno che sta facendo Anastasia. Lo so che non dovrei fare queste cose, ma oggi è il mio compleanno, mi posso permettere di tutto, quindi vediamo un po' che cosa sta facendo e se è come penso io. Mi devo far sentire. E dove è andata? L'ho vista qua. Aspetta, eccola. Ah, vediamo un po', c'è la zanzariera. Cos'è? Mamma! Sì? Dimmi, amore. Ah, ciao. Ma non eri là? Sì. E cosa stai facendo? Io? Ma no, niente, stavo spolverando il termosifone. Perché con il telefono? Perché sto facendo una... Volevo chiamare la nonna che mi deve salutare. Tutto ok? Cosa stai facendo? Niente. Va bene, ciao. Mi stava per beccare, ragazzi, che figuraccia. Mi che cosa? Niente, amore, sto parlando con la nonna che mi ha detto che ha fatto una figuraccia oggi al supermercato che non te la posso nemmeno raccontare. Me la saluti? Sì. Nonna Elisa ti saluta Anastasia. Grazie. Ti ringrazio, amore. Che la nonna ce l'ha così. È un po'. Esatto, è un po' raffreddata perché. Ma certo, quando la tosse non ce l'ha così. Ma lei sì. Esatto, ma la nonna, insomma, diciamo che non ha la tua stessa voce, ha una voce un pochino. Hai la voce tu? Io? Di che cosa? No. Sono raffreddata. Grazie, Anastasia. Vedi? Invece lei no, è diversa. Non siamo la stessa persona, io e la nonna Elisa, non possiamo avere la stessa voce. Perché stai facendo il video? Ancora. E oggi mi gira così, voglio fare il video di questo 12 luglio che fra 10 giorni andiamo a Cagliari, quindi mi voglio ricordare di questa data. Oh, che cosa c'è su quel foglio? L'unicorno? Ah, niente. Un unicorno, oh, che bei colori che ha questo unicorno. Va bene amore, io finisco di spolverare il termosifone, ok? Un video? No, adesso spengo. Amore, adesso lo spengo, tranquilla. Cosa c'è, amore? Vuoi stare con te? Vuoi stare con me, amore mio? Amore dolce. Come mai? Mi devi dire qualcosa? Mi devi dire qualcosa? E di la verità? Ma come no? Ma sì! Va bene, allora io finisco di lavorare. Sono mica qua a guardare te, questa faccia. Va bene? Senti, vado a bermi un attimo un goccio d'acqua, va sì, bene, sì. Amore? Mm? Spiare Anastasia e vedere cosa sta combinando. Spiamola insieme. Silenzio però, cucciolini, non fate casino. Cosa fa? Guardatela. Attenzione. Cosa ha fatto? Ha nascosto una cosa. Ha nascosto qualcosa dentro l'armadio. Adesso torno e vediamo cosa mi dice. In piedi sul letto? Non saltavo giocando. Ma lo sai che non devi saltare, che cadi e ti fai male? Ti stai annoiando oggi, amore? Prima qua, perché in altri fanno non lo sanno, apri. Che cosa dobbiamo fare vedere? Guardate, c'è un letto, sotto c'è di tutto. Dove vai? Va bene, ciao! Visto che oggi è il 12 luglio e fra 10 giorni andiamo a Cagliari, ciao! Eh beh, certo che ti sto schiacciando, ma secondo te... Se non c'era la valigia... Ci sono tutti i nostri vestiti che abbiamo lasciato qua a giugno. Ma la prendi con me, io l'estate che l'ho lasciato lì. Va bene. Sì, è il giusto momento di guardare che cosa ha nascosto Anastasia nell'armadio. Non mi ricordo... Eccolo. Allora, a parte che qua ci sono tutte le mie cosine, la mia lima per le unghie, la mia mollettina per capelli e poi c'è un bigliettino. Oddio, e se mi scopre? Oh, non so cosa fare. Ho paura che arriva. Quanto è bello saltare. Ma sai che c'avevi proprio ragione? È proprio bello saltare. Yeah! Adesso basta però, che io sono pesante e rompo tutto il materasso. È ancora sete. Ciao. Devo fare in frettissima. Per mamma? Ma come per mamma?
quanto è bello saltare, non cadere dal letto che finiamo in ospedale. Oh, sono già stanca. Non toccare. Ah, era lì in questa testa, sì, è vero, in effetti. Io lo sapevo, ma mi ero dimenticata di dirtelo. Io devo finire di lavorare urgentissimamente. Ok? Esatto. No, che tu saldi, ti fai male. No, amore, no, guarda che tu cadi, ti fai male, che oggi non si può andare al pronto soccorso perché è il 12 luglio. E il 12 luglio cosa succede? Che 200.000 volte che è il 12 luglio. Lo so, così ti entra bene in testa, hai capito? Perché forse in questi sei anni non ti è entrato così bene in testa che oggi è il 12 luglio. Comunque, bando alle ciance, la mamma deve finire di lavorare. D'accordo? Rilassati un po'. E poi giochiamo insieme, forse. Cosa? Come si chiamano quelle là colorate con la pallina rossa, tu lanci che arriva le bocce? Ani, ma i compiti? Le 15 pagine? Perché non ti metti qua a farne un po' insieme a me mentre finisco di lavorare che siamo al fresco? Dai. Okay. Dai, vai a prendere il quaderno, dai. Ti ho vista? Ero troppo concentrata sul lavoro. Ma cosa fai? I compiti, amore? Sì. Bravissima! Vediamo un po'. Il numero alla parola. Cosa dobbiamo fare? Vediamo. Ah, è inglese. One, two. Dov'è il two? Sì, io l'ho visto. Allora. Io l'ho visto. Ha. Si scrive two? T-W-O, two. Brava! Ragazzi, ho dato una sbirciatina al foglietto che Anastasia ha nascosto nell'armadio e come avete ben visto anche voi c'era un cuore rosso e nero e c'era scritto per mamma, poi non ho fatto in tempo a leggerlo, però secondo me, e scrivetemi nei commenti se anche voi la pensate così, mi stanno prendendo in giro, cioè loro sanno che oggi è il mio compleanno ma fingono di non ricordarselo. E quindi io sarò più furba di loro e guardate un po' che cosa gli combino. Ok ragazzi, inizia il piano. Guardate un qua la valigia. Adesso io fingerò di essere talmente arrabbiata da tornare a casa Novara perché non mi hanno fatto gli auguri per compleanno. Quindi guardate un po' cosa succede. Ma dai mamma, ti stavamo solo prendendo in giro. Ah sì? E quindi che cosa significa? Che mi avete fatto il regalo per il mio compleanno? Sì dai, vieni dentro, vieni. Gianni, scherzo, riuscito. Mamma, non siamo riusciti a farti il pack. Tu, adesso, chiudi gli occhi. Mm-hmm. No, chiudi gli occhi. Bene. Tieni. E qua. Wow, ma sono bellissimi. Questo è l'orologio della Apple. Ho deciso io. La macchina fotografica che va sott'acqua. No, ma non ci posso credere. Ma grazie, bimbe. Ma quando ne avete comprato questi regalini? Io non mi sono accorta di niente. Complimenti, siete state furbissime. Mi avete preso in giro oggi voi due? Per caso? Sì. Voi sapevate che era il mio compleanno, vero? Però mi avete preso in giro. Ragazzi, il video finisce qua, ma la mamma c'è cascata tantissimo e infatti ci è piaciuto molto fare questo scherzetto. E se ragazzi volete altri video, cosa scrivetelo nei commenti. Ciao!